L'assenza di neve mette in crisi il comprensorio a livello di presenze turistiche, così alcuni sindaci prendono carta e penna e scrivono a Regione e parlamentari abruzzesi. Gennaro Di Stefano, sindaco di Rocca di Cambio, che è anche direttore della stazione di Campo Felice, Mauro Di Ciccio, sindaco di Rocca di Mezzo, Angelo Ciminelli, sindaco di Ovindoli, Walter Chiappini, di Lucoli, Gian Matteo Riocci, di Ocre, Gian Mario Fiori, sindaco di Tornimparte. Indennizzi, contributi straordinari e ristori, questo si chiede oggi alla politica per tamponare una situazione difficile. Terremoto, pandemia, ora con l'assenza di neve si rischia davvero il tracollo economico. Per questo serve un intervento delle istituzioni. Ma non è solo un problema per gli operatori, anche per i lavoratori del settore costretti a restare a casa. Anche il centro turistico del Gran Sasso è stato costretto, ad esempio, a rinunciare a diversi stagionali. Il momento, insomma, è quello che è, aggravato dal caro energia e dall'aumento dei costi per tutto. Con una carenza di neve quest'anno, tutte le attività produttive sono in sofferenza e rischiano di chiudere. Già soffriamo molto di spopolamento su questi paesi, su quest'area, e adesso ci si aggiunge anche la mancanza di neve, e veramente c'è un problema grande da affrontare, che insieme con i sindaci, dicevo poc'anzi, di Lucoli, Tornimparte, Ocre, Rocca di Mezzo e Ovindoli, insieme abbiamo cercato di sensibilizzare la politica regionale per un aiuto importante, un aiuto che ci dia una grande mano, perché abbiamo subito il terremoto, poi abbiamo subito la pandemia, adesso mancava quest'anno questa nuova calamità che è la mancanza della neve. Purtroppo non manca solo la neve, ma mancano anche le temperature, perché forse con le temperature riusciamo a fare un po' di neve artificiale. Questo non è successo e qui abbiamo un grosso problema.